un nuovo video tutorial. Voglio mostrarvi come realizzare questo comodissimo coprispalle che ho deciso di chiamare coprispalle foresta. Per poterlo realizzare ho utilizzato questo gomitolone bellissimo della DMC che si chiama Pirouette. È un gomitolo da 200 grammi che misura 500 metri e che io sono andata a lavorare con l'uncinetto del numero 6. Ho scelto queste tonalità del verde e del marrone, del motivo per cui ho chiamato questo coprispalle appunto foresta, perché mi ricordo i colori della foresta, ma oltre questo colore ce ne sono tanti altri, tutti disponibili sul mio sito Filati Elsa, di cui vi lascio in descrizione il link. Voglio mostrarvi altri due colori, però ce ne sono anche altri oltre questo. Vi dico già che c'è uno sfumato con il grigio, uno sfumato con il lilla, però poi abbiamo questo con le sfumature che io definisco prugna, perché vedete mi ricorda molti colori della prugna, quindi un prugna caro, un prugna scuro, oppure abbiamo questo colore che invece è molto più gioioso, perché ha al suo interno del verde, del lilla, del rosa, del marrone, quindi appunto è più gioioso. Vi consiglio questi due filati. Allora, quello prugna e quello marrone e quello verde che ho usato io sono adatti per creare appunto un coprispalle da indossare soprattutto di sera, mentre questo qui che è più gioioso e anche quello lilla secondo me sono più adatti per fare il coprispalle se lo dovete usare durante l'arco della giornata. Ora parliamo dei quantitativi. Per una taglia S, questa è una taglia S, io ho utilizzato un intero gomitolone, come vi ho detto, lavorando con l'uncinetto il numero 6. Per una taglia M vi occorrono due gomitoli, ne utilizzerete un gomitolo e mezzo. Per una taglia L vi occorrono due gomitoli, per una taglia XL vi occorrono tre gomitoli. Ora, con quello che vi avanza potreste fare, naturalmente mi riferisco alle taglie più grandi, una bella sciarpetta da poterci abbinare, oppure una bella cintura da abbinare al vestito con cui volete indossare, il vestito, l'outfit che volete indossare con il coprispalle. Io ve lo consiglio, però partiamo anche da questa cosa. Se volete fare il coprispalle più lungo, quindi con le maniche più lunghe, quindi il rettangolo, falo più lungo, per una taglia S vi occorrono due gomitoli. Taglia M vanno benissimo due gomitoli, per una taglia L occorrono anche tre gomitoli, per una taglia XL vanno comunque bene tre gomitoli. Detto ciò, partiamo invece della lavorazione di questo coprispalle. Io vi voglio far vedere bene la lavorazione. È una lavorazione classica, a questo punto si vede moltissimo in giro su internet, sui social. Io lo adoro perché è comunque forato e dà ben visibilità alle sfumature del filato che sono andata a utilizzare. E la creazione di questo coprispalle si va a fare un lungo rettangolo di cui io vi dirò in centimetri, troverete la foto dove ci sono scritti i centimetri sia in larghezza che in altezza, e nel video naturalmente vi dirò anche come poter fare per le taglie più grandi. La particolarità di questo coprispalle è nel modo in cui sono andata a cucire le maniche. Non ho piegato semplicemente a metà il rettangolo, i lati più corti del rettangolo andando a cucire, ma ho fatto una cucitura leggermente diversa. Questa cucitura permette di avere le maniche qui più strette, più cucitura qui, e anche per averla più ferma qui sulle spalle. Inoltre dà la possibilità di indossare il coprispalle in due modi, o sottosopra, mettendo il sottosopra, mettiamola così. Io in questo momento ce l'ho che la parte che sotto mi viene così in maniera dritta, ma se lo inverto, se lo indosso al contrario, quindi sotto sopra, vedete che qui è più dritto, mentre sotto si fa più una sorta di curva, quindi è anche per variare un po' quando indossiamo il coprispalle. E un'altra cosa che vi farò vedere nel video è quando andate a cucire come fare per poter avere l'apertura delle maniche adatta alle vostre braccia. Io ho un braccio piccolo, quindi sono andata a cucire una determinata sono andata a cucire per avere qui un 12 cm di larghezza. Per le taglie più grandi occorrono dei centimetri in più, e io nel video vi spiego bene come fare. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e come sempre, se così sarà, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare e Spruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. Vi dico anche inoltre che a partire dall'uscita di questo tutorial, quindi di questo video, sul sito troverete le spese minime di spedizione, le spese minime per avere la spedizione gratuita abbassate. E sarà così per tutto il mese di settembre. Da 40 si passa a 35 euro. Non ancora ben chiaro come fare per Sardegna e Isole Minori, penso che lì abbasserò di meno, massimo 2 euro, purtroppo lì le spese non riesco ad ammortizzarle, però ci sto provando.
Detto ciò, noi ci vediamo al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro coprispalle io ho lavorato con il filato della DMC Linea Pirouette, il gomitolone che vedete qui da 200 grammi, solo che io adesso, per farvi vedere come ho lavorato, quindi il motivo, lavorerò su un altro filato e con l'uncinetto numero 5, mentre per fare lavorare il pirouette io ho usato l'uncinetto numero 6, questo perché con il verde sarebbe venuta troppo scura la lavorazione, quindi non si sarebbe visto bene. Siccome avete già detto che con i colori scuri non riuscite a vedere bene, preferisco andare a lavorare con un filato più chiaro e quindi lavorerò nel campione per farvi vedere come lavorare al nostro coprispalle con appunto un filato diverso più colorato. Però per lavorare questa coprispalle io ho lavorato con l'uncinetto numero 6 e la lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 14 più 7. Io ho lavorato su un totale di 77 catenelle, quindi ho lavorato per 5 motivi, quindi andremo a lavorare in lunghezza, quindi 5 motivi sono in altezza, più le 7 catenelle, quindi un totale di 77 catenelle. Per una taglia M io vi consiglio di aumentare di una di un motivo, sempre se andate a lavorare con un uncinetto del numero 6, e per una taglia L di andare a aumentare di 2 motivi. Quindi mi raccomando, se volete fare la mia stessa larghezza, e vi dico che il mio coprispalle è largo circa 57 centimetri, dovete andare a montare 77 catenelle se siete una taglia S, 14 catenelle in più se siete una taglia M, 28 catenelle in più se siete una taglia L, e quindi altre 42 catenelle se siete una taglia XL. Benissimo, detto ciò possiamo andare a vedere come lavorare il nostro coprispalle. Primo giro andiamo a lavorare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta. Salto la prima maglia di base, entro nella seconda e vado a fare un'altra maglia alta. 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3. Quello che andremo a fare adesso lo faremo per tutto il giro. Salto 3 catenelle, entro nella quarta e realizzo la mia prima maglia bassa. Devo fare una maglia bassa nelle successive 4 catenelle, per un totale quindi di 5 maglie basse. Quindi una l'abbiamo già fatta, 2, 3, 4 e 5. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 3 catenelle, vado nella quarta e realizzo una maglia alta. Una maglia alta nella catenella successiva, una maglia alta nella catenella successiva, per un totale quindi di 3 maglie alte. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Quindi saltiamo le 3 catenelle di base e andiamo a fare la prima delle nostre 5 maglie basse. Quindi 2, 3, 4 e 5. 3 catenelle, 1, 2, 3. Prendo il filo, salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare la mia prima maglia alta. Seconda maglia alta nella catenella successiva. Terza maglia alta nella catenella successiva. 3 catenelle, 1, 2, 3 e si ricomincia da capo. Quindi si saltano 3 catenelle, entriamo nella quarta e andiamo a fare la nostra prima maglia bassa. Seconda maglia bassa, terza maglia bassa, quarta maglia bassa, quinta maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, 3 catenelle. Quindi dopo aver ripetuto questo per tutto il primo giro andiamo a terminarlo. Salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare una maglia alta. Entro nell'ultima catenella e vado a fare un'altra maglia alta. Ho terminato così il mio primo giro. Mi giro con la lavorazione e vado a fare il mio secondo giro e realizzo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta.
entro nell'archetto di 3 catenelle e quello che andiamo a fare adesso lo faremo per tutto il secondo giro. Vado a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto la prima maglia bassa, entro nella seconda e vado a fare una maglia bassa. Devo realizzare un totale di 3 maglie basse, una sopra ogni maglia bassa, una già l'ho fatta, vado nella seconda maglia bassa, vado nella terza maglia bassa. 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3, vado nell'archetto di 3 catenelle, mi porto più vicino dove ho le 3 maglie alte, quindi qui, e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3. E si ricomincia da capo, quindi salto 3 maglie alte, vado nell'archetto di 3 catenelle e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2, 3, 3 catenelle, 1, 2, 3, salto la prima maglia bassa e vado a fare una maglia bassa sopra la seconda, vado nella maglia bassa successiva, seconda maglia bassa, vado alla maglia bassa successiva, terza maglia bassa. 3 catenelle, vado nell'archetto di 3 catenelle più vicino, spostando il più vicino possibile dove ho le 3 maglie alte e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2, 3 e si ricomincia da capo, quindi questo è quello che bisogna fare per tutto il secondo giro. Vado nell'archetto di 3 catenelle, realizzo 3 maglie alte, 1, 2, 3, 3 catenelle, 1, 2, 3, salto la prima maglia bassa, entro nella seconda e realizzo una maglia bassa, una maglia bassa sopra la terza maglia bassa, una maglia bassa sopra la quarta, per un totale di 3 catenelle di 3 maglie basse. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto di 3 catenelle e vado a fare le mie 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Prendo il filo, vado nella terza catenella, quindi nell'ultima maglia alta, salto la prima, entro nella seconda e vado a fare una maglia alta. Ho terminato così anche il secondo giro. Giriamo e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra la prima delle 3 maglie alte. Quello che andremo a fare adesso lo faremo per tutto il giro. 2 catenelle di separazione. Prendo il filo, vado nell'archetto di 3 catenelle e realizzo 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 catenelle di separazione, 1 e 2, prendo due volte il filo sull'uncinetto, vado dove ho la seconda delle mie 3 maglie alte e realizzo una maglia alta doppia. 2 catenelle, 1 e 2, vado nell'archetto di 3 catenelle, il più vicino possibile alle 3 maglie alte, e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo, vado tra le, scusatemi, no, 2 catenelle, vado tra i due gruppi di 3 maglie alte e realizzo una maglia alta. 2 catenelle e adesso si ricomincia da capo, quindi vado nell'archetto di 3 catenelle e realizzo 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 catenelle di separazione, 1 e 2, vado a prendere due volte il filo sull'uncinetto, entro nella seconda maglia bassa e realizzo una maglia alta doppia, 2 catenelle, vado nell'archetto di 3 catenelle, il più vicino possibile alle 3 maglie alte, realizzo 3 maglie alte, 1, 2 e 3, 2 catenelle, 1 e 2, vado tra i due gruppi di 3 maglie alte e realizzo una maglia bassa, 2 catenelle, 1 e 2 e ricomincio da capo, quindi devo fare questo per tutto il terzo giro. Andiamo a terminarlo, vado nell'archetto di 3 catenelle, realizzo 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 catenelle di separazione, 1 e 2,
prendo due volte il filo sull'uncinetto, vado nella seconda maglia alta e realizzo una maglia alta doppia, 2 catenelle, vado nell'archetto di 3 catenelle il più vicino possibile alle 3 maglie alte e realizzo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. 2 catenelle, 1, 2 e vado a terminare il giro andando a fare una maglia alta sopra l'ultima delle 3 maglie alte e una maglia alta dove avevo fatto la mia prima maglia alta. Terminato così anche il terzo giro. Quarto giro, andiamo a fare o vi alzate con una catenella o come me andiamo a fare direttamente una maglia bassa sopra la maglia alta. Una maglia bassa sopra la maglia bassa successiva, una maglia bassa all'interno dell'archetto di 2 catenelle. Quello che andiamo a fare adesso lo faremo per tutto il giro. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado direttamente nell'archetto di 2 catenelle e realizzo 3 maglie alte. 1, 2, 3. Vado nell'archetto successivo e di nuovo 3 maglie alte. 1, 2, 3. 3 catenelle, 1, 2, 3. Di nuovo salto tutto, vado dove ho la maglia alta e vado a fare una maglia bassa nella catenella di 2 catenelle, nell'archetto di 2 catenelle prima della maglia alta. Una maglia bassa dove ho la maglia alta, una maglia bassa dove ho l'archetto successivo di 2 catenelle. 3 catenelle, 1, 2, 3 e si ricomincia da capo. Quindi vado nell'archetto di 2 catenelle e realizzo 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Archetto successivo, di nuovo 3 maglie alte. 1, 2 e 3. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho l'archetto di 2 catenelle prima della maglia alta e vado a fare una maglia bassa. Una maglia bassa sopra la maglia alta, una maglia bassa nell'archetto successivo. 3 catenelle, 1, 2, 3 e vado a fare di nuovo 3 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle. 1, 2, 3. 3 maglie alte nell'archetto successivo, 1, 2, 3, 3 catenelle. E quindi dopo aver ripetuto questo per tutto il quarto giro, andiamo a terminare facendo una maglia bassa il più vicino nell'archetto di 2 catenelle, il più vicino dove ho le due maglie basse, due maglie alte. Una maglia bassa sopra la prima maglia alta, una maglia bassa sopra l'ultima maglia alta. E abbiamo terminato così anche il quarto giro. Ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il quinto giro. E di nuovo o vi alzate con una catenella e poi fate la maglia bassa, andiamo direttamente a fare una maglia bassa sopra la maglia bassa, una maglia bassa sopra la maglia bassa successiva, una maglia bassa sopra l'ultima maglia bassa, una maglia bassa nell'archetto di 2 catenelle. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro. 3 catenelle di separazione, vado direttamente tra le tre maglie, tra i due gruppi di 3 maglie alte e realizzo 3 maglie alte. 1, 2 e 3. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado nell'archetto di 3 catenelle e vado a fare prima delle 3 maglie basse una maglia bassa. Una maglia bassa sulle successive 3 maglie basse. 1, 2, 3. Una maglia bassa nell'archetto di 2 catenelle, per un totale quindi di 5 maglie basse. 3 catenelle e si ricomincia da capo. Andiamo tra i due gruppi di 3 maglie alte e realizziamo 3 maglie alte. 1, 2, 3. 3 catenelle, 1, 2, 3.
andiamo nell'archetto di 3 catenelle, andiamo prima della prima maglia bassa e facciamo una maglia bassa, una maglia bassa sulle successive 3 maglie basse, quindi 1 2 3, una maglia bassa nell'archetto di 2 catenelle, per un totale quindi di 5 maglie basse, 3 catenelle e si ricomincia da capo. Bisogna fare questo quindi per tutto il quinto giro. Terminiamo il quinto giro andando a fare sempre 3 maglie alte tra i due gruppi di 3 maglie alte. 1 2 3 3 catenelle, 1 2 3, vado nell'archetto di 2 di 3 catenelle poco prima della maglia bassa e faccio una maglia bassa, una maglia bassa sopra le ultime 3 maglie basse, per un totale in questo caso di 4 maglie basse. Abbiamo terminato così anche il nostro quinto giro. Sesto giro, o vi alzate con una catenella o come me andate direttamente sopra la maglia bassa e fate una maglia bassa. Andiamo a fare altre 2 maglie basse, una sopra ogni maglia bassa, per un totale di 3 maglie basse, quindi 2 3 3 catenelle di separazione, 1 2 3, scusate mi devo tirare un po' il filo, e andiamo a fare 3 maglie alte nell'archetto di 3 catenelle, il più possibile vicino alle 3 maglie alte, quindi 1 2 e 3. Salto le 3 maglie alte, entro nell'archetto successivo e di nuovo 3 maglie alte, 1 2 3. 3 catenelle di separazione, 1 2 3. Salto la prima maglia bassa, vado nella seconda e vado a fare la mia prima maglia bassa. Ne devo fare un totale di 3, una sopra ogni maglia bassa, quindi 2 e 3. 3 catenelle di separazione, 1 2 3, e si ricomincia da capo. Quindi andiamo nell'archetto di 3 catenelle, cerchiamo di andare più vicino possibile alle 3 maglie alte e andiamo a fare 3 maglie alte, 1 2 e 3. Saltiamo le 3 maglie alte, andiamo nell'archetto di 3 catenelle e di nuovo andiamo a fare 3 maglie alte, 1 2 e 3. 3 catenelle di separazione, 1 2 3, salto la prima maglia bassa, entro nella seconda e vado a fare una maglia bassa, una maglia bassa sulle successive 2 maglie basse, per un totale di 3 maglie basse. 3 catenelle, 1 2 3, vado da, ricomincio da capo e devo fare questo per tutto il mio sesto giro. Quindi terminiamo andando sempre a fare 3 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle, 1 2 3. Archetto successivo 3 maglie alte, 1 2 3. 3 catenelle, 1 2 3. Salto la prima delle mie 4 maglie basse e vado a fare 3 maglie basse, 1 2 e 3. Abbiamo terminato così il nostro sesto giro. Ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il settimo giro, che consiste nel realizzare 4 catenelle che sono sta prima maglia alta doppia, 2 catenelle di separazione, vado nell'archetto di 3 catenelle e realizzo 3 maglie alte, una, cercando di fare sempre più vicino alle 3 maglie alte del giro precedente, 2 e 3. 2 catenelle di separazione, 1 2, prendo il filo, vado tra i due gruppi di 3 maglie alte e realizzo una maglia alta, 2 catenelle, 1 2, vado nell'archetto successivo e realizzo 3 maglie alte, 1 2 e 3. 3 catenelle, 1 2 3, scusatemi, 2 catenelle, 1 2,
prendo due volte il filo sull'uncinetto, vado dove ho la seconda maglia bassa del gruppo di 3, vado a fare una maglia alta doppia, 2 catenelle, 1 e 2, e si ricomincia da capo. Quindi vado nell'archetto di 3 catenelle e realizzo 3 maglie alte, 1, 2, 3. 2 catenelle, 1 e 2, vado nell'archetto tra le due maglie alte e vado a fare una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, vado nell'archetto di 3 catenelle e realizzo 3 maglie alte. 1, 2, 3. 2 catenelle, 1 e 2, prendo due volte il filo sull'uncinetto, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta doppia. 2 catenelle, vado dove ho l'archetto di 3 catenelle, di nuovo da fare 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Quindi devo andare a fare questo per tutto il mio settimo giro. Vado a terminare il settimo giro facendo 2 catenelle, una maglia alta tra i due gruppi di 2 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte nell'archetto di 3 catenelle, 1, 2, 3, 2 catenelle di separazione, 1 e 2, prendo due volte il filo sull'uncinetto e vado a fare una maglia alta doppia sopra l'ultima maglia bassa. Ho terminato così anche il mio settimo giro e andiamo a fare l'ottavo e ultimo giro. 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, vado nell'archetto di 3 catenelle, di 2 catenelle, realizzo 3 maglie alte, 1, 2, 3. 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3. Vado direttamente nell'archetto di 2 catenelle successive, vado dove ho più vicino la maglia alta e vado a fare una maglia bassa. Una maglia bassa sopra la maglia alta, una maglia bassa sopra nell'archetto di 2 catenelle. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto di 2 catenelle e realizzo 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Vado nell'archetto successivo e di nuovo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Quindi vado nell'archetto di 2 catenelle, il più possibile vicino alla maglia bassa, alla maglia alta, realizzo una maglia bassa. Una maglia bassa nella maglia alta, una maglia bassa nell'archetto successivo. 3 catenelle di separazione, vado nell'archetto di 2 catenelle, realizzo 3 maglie alte, 1, 2, 3. Archetto successivo, di nuovo 3 maglie alte, 1, 2, 3. 3 catenelle, 1, 2, 3. E ricomincio da capo. Quindi devo fare questo per tutto il mio ottavo giro. Vado a terminare l'ottavo giro facendo una maglia bassa nell'archetto di 2 catenelle, una maglia bassa sopra la maglia alta, una maglia bassa nell'archetto successivo. 3 catenelle, vado nell'archetto di 2 catenelle e realizzo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Prendo il filo, vado nella quarta catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta doppia e vado a fare una maglia alta. Benissimo, quindi come avete visto si è formato il nostro fiore, il nostro rosone, così come lo vogliamo definire. Adesso vi faccio rivedere un attimo come rifare il primo giro, visto che abbiamo una base diversa, e poi si ricomincerà a fare sempre questi 8 giri per tutta la lunghezza. Io ho lavorato per tutto il gomitolone, quindi finché non mi è quasi del tutto finito il gomitolone, me ne è avanzato giustamente un po' per poter poi cucire il nostro coprispalle. Quindi vi faccio rivedere un attimo come fare il primo giro. Andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta nella prima delle nostre 3 maglie alte, 3 catenelle di separazione
andiamo a fare una maglia bassa nell'archetto di 3 catenelle, il più vicino al possibile alle 3 maglie basse. Una maglia bassa sopra ogni maglia bassa, una maglia bassa nell'archetto di 2 catenelle, per un totale di 5 maglie basse. 3 catenelle, tra i due gruppi di 3 maglie alte realizzo 3 maglie alte, 1 2 3, 3 catenelle, e si ricomincia da capo andando a fare le 5 maglie basse. Quindi in realtà i giri sono semplicissimi. Vi consiglio comunque, se non volete riandare ad ascoltare il video, di segnarveli, quindi mentre lavorate magari andate in un foglio a scrivervi i vari passaggi per ricordarveli, e io alla fine vi dirò per quanto ho lavorato, quindi quanto mi è venuto il rettangolo, e come nel proseguimento del video vedrete come andarlo a cucire. Allora, io ho terminato il mio rettangolo, ho lavorato per circa, mi è venuto lungo circa 107 centimetri, e questo è quello che mi è avanzato del gomitolone. Quindi ripeto, io ho lavorato il mio motivo per tutto il gomitolone, e quindi il mio rettangolo è venuto lungo circa 107 centimetri. Adesso bisogna andarlo a cucire per creare appunto il nostro coprispalle, e andiamo a fare in questa maniera. Questo è il lato più piccolo. Scusate, c'era un piccolo fogliettino qui. Ok, questo è il lato più piccolo, come potete vedere, quello più corto. Vado a fare in questa maniera: piego dal basso verso l'alto, quindi così, di circa, per una taglia S, di 12 centimetri. Quindi ripeto, vado a piegare sotto il rettangolo per circa 12 centimetri. Questo per una taglia S. Per una taglia M andate a piegare per circa 14 centimetri. Per una taglia L invece andate a piegare per circa 17 centimetri, perché qui deve passare il braccio, quindi deve essere almeno 2 centimetri più largo rispetto a ogni taglia. Quindi se io ho fatto 12, una M deve fare 14, una L deve fare 16, se non anche 17, a seconda comunque della larghezza del vostro braccio. Quindi sotto, una volta piegato, andiamo a prendere l'angolo superiore della, cioè quindi l'angolo superiore qui, e andiamo a piegarlo in questa maniera, facendo combaciare quindi dall'esterno verso l'interno, e andiamo a fermare il nostro marcatore. Quindi mettiamo un marcatore qui e un marcatore qui. Ora noi andremo a cucire partendo quindi dal marcatore. Potete partire da dove volete, dall'esterno verso, cioè scusate, dall'esterno verso l'interno, dall'interno verso l'esterno. L'importante è che andate a cucire da questa parte. Facciamo la stessa cosa anche nel lato opposto, quindi di nuovo io vado a piegare da sotto il mio rettangolo per 12 centimetri. Ok, quindi qui, e vado a piegare prendendo l'angolino in alto in questa maniera, e anche qui quindi andrò a mettere il mio marcatore, uno qui e un altro finito qui. Io non ho spezzato il filo, lo spezzerò dopo, proprio per poter poi andare a cucire qui senza dover spezzare il filo. Vedete che quindi io, piegando da qui a qui, andò a cucire per circa 33 centimetri, naturalmente sia da questa parte che da quest'altra parte. Una volta terminata la cucitura, il nostro coprispalle sarà terminato. Non penso che andrò a fare nessun bordino, lo lascerò così come viene, mi piace già come è venuto. Quindi andrò soltanto a cucire quindi 33 centimetri da una parte all'altra. Mi raccomando, per la cucitura noi passeremo solamente con ago da lana, e io cucirò con lo stesso filo con cui ho lavorato, partendo unendo da unendo quindi i due pezzi.